Questa mattina, per la prima volta nella lunga e travagliata storia dell'umanità, il sole non è sorto. Osiride dice che una simulazione dei Vex ad aver fatto piombare la città in una notte infinita. Sembra che stiano rivoltando la nostra energia contro di noi. E in tutta la sua saggezza, nemmeno Osiride ha una soluzione. Non so cosa accadrà se non riusciremo a spezzare il gioco dei Vex sulla città. Ma so che dobbiamo proteggere la nostra gente. Costi quel che costi. I Vex sono macchine e nessuno capisce le macchine meglio degli Enixni. Osiride e io pensiamo che ci sia un'unica persona a cui rivolgerci. Mithrax, che è il del casato della luce. Secondo le mie spie, dice di essere tra gli ultimi sacri tecnosimbionti in grado di entrare in comunione con le macchine. È la migliore speranza, forse l'unica. Devi trovarlo prima che lo facciano i Vex. È passato molto tempo. I miei occulti hanno avvistato Mithrax su Europa. Sta aiutando Varix a mettere in salvo i disertori Elixni. Sia i Vex che i seguaci di Eramis danno la caccia ai sopravvissuti, sparando a tutto ciò che si muove. Assicurati di rispondere al fuoco. Mithrax ci serve vivo se vogliamo che ci aiuti contro i Vex. Stai avvicinando ad alcuni segnali residui. Potrebbero essere Elixni diretti al casato della luce o altri seguaci di Eramis. Liberati dei Vex e presentati ai sopravvissuti. Chiarisci che non sei una minaccia, a meno che non serva esserlo. Vuoto. Gli Elixni se ne sono andati prima dell'arrivo dei Vex. Cerca di capire dove sono diretti. Non hai loro averi. Ripetere messaggio. Parla a Mithrax. A coloro che rinunciano alla violenza del casato della salvezza e cercano rifugio nel casato della luce. Farò atterrare uno skiff vicino all'abisso di Asterion. Portate solo lo stretto necessario. Va data precedenza ai superstiti, non ai loro averi. Ripetere messaggio. L'abisso di Asterion. Ecco il punto d'incontro. Uno skiff solitario è atterrato da poco vicino alla tua posizione. Deve essere Mithrax. Presto, guardiano, prima che decolli.
Drax è coinvolto in una situazione decisamente rischiosa. Non è un buon momento per chiedere un favore, ma lui e il suo casato della luce venerano il viaggiatore. Traccia termica. Fiamme. Qualcuno ha abbattuto lo skiff. Presto. Metti in sicurezza la zona e occupati dei sopravvissuti. Sempre che ce ne siano. Hanno abbattuto la nave e teso un'imboscata ai disertori Elixni. Ci sono corpi nella neve. Per loro non c'è più nulla da fare. Edrax avrà condotto fuori alcuni sopravvissuti, ma sono totalmente esposti. Occhi aperti. Vai. Sei vicino e sto rilevando picchi energetici inusuali. Tieniti pronto a qualsiasi cosa. Il guardiano sarà qui presto. State calmi e tranquilli. Come sai che possiamo fidarci di lui? Non lo so. Ma la luce provvede. Guardiano, ti trovo nella luce. E c'è anche il Cora Rei. Mitrax Kell, è un onore. Ti stiamo cercando da un po'. Questo è noto. Non sei l'unica ad avere occhi nascosti. Molti nemici cercano il mio casato della luce. Non vogliamo che ci trovino. Allora sono tempi disperati per entrambi. L'avanguardia ha bisogno del tuo aiuto. Lo so. Nei sistemi Vex si parla molto della notte infinita della città. Ma la mia gente ha bisogno di protezione. Se questo guardiano potesse aiutarmi a isolare i Vex qui, potremmo parlare senza rischiare altri spargimenti di sangue. Neutralizzare i Vex. Il mio guardiano farà tutto ciò che ti serve. Ho aperto la porta. L'hai mandato in una simulazione, Vex? Ciò che l'aspetta non è illusione. Il guardiano esplora il dominio dei Vex, dove le macchine proteggono i loro segreti più preziosi. Spianerò la strada. Ti muovi in uno spazio che solo i
simbionti riescono a percepire. La luce rifulge potente dentro di te. L'essenza di questo sistema Vex per aiutarti.
respinge. Molto male. I segnali Vex stanno sparendo dalla tua zona. Se ne stanno andando. Sì. Con il nucleo in vostro possesso, i segreti dei Vex saranno nostri. Studiare un manufatto simile beneficerebbe entrambi. Ma non c'è tempo. La mia gente deve fuggire se vuole sopravvivere. Mitrax, ho visto nella neve i corpi senza vita di chi voleva raggiungerti. Che siano gli ultimi a cadere. Vieni, c'è rifugio per te e la tua gente nella città. Ikorakel, puoi offrire una cosa simile agli Lixni? L'ho appena fatto. Sarete sotto la protezione dell'avanguardia. Qui i nemici sono i Vex, e chiunque non sia d'accordo può farmelo presente di persona. Allora accettiamo, con la luce nel cuore. Ci uniremo a voi nella città. All'ombra del viaggiatore. La mia gente si rifugia sotto la grande macchina. Ciò va ben oltre la generosità. Devo ringraziare Ikora per il suo dono. Questo asilo non è offerto dalla sola Ikora, ma da tutti gli abitanti dell'ultima città. Sì, e a nome loro lascia che vi porga il benvenuto. Io sono Osiride e lei è Lakshmi Due. Capo del culto Guerra Futura e rappresentante della città. I miei omaggi più sentiti a entrambi. Il casato della luce vi ringrazia. Consiglio di dimostrare tale gratitudine stando per conto vostro. So che la vostra collaborazione ci sarà d'aiuto con i Vex, ma non tutti in città sono di mentalità aperta. Vedo che vi state sistemando. Vi lascio fare. Se hai bisogno di ulteriore aiuto, basta chiedere. Lo farò. Serviranno alcuni interventi per una produzione di etere costante. Sottoponi la cosa a Ikora. Sembra incline ad assecondare le vostre richieste. Io devo tornare dalla gente della città. Il culto Guerra Futura prevede tempi duri per essa. E servirà qualcuno che dia voce ai suoi bisogni. Spesso dimentico a che altezze si sono ritirati quelli sulla torre. Lassù l'aria è rarefatta. Meglio non respirarne troppa. Devi capire che la situazione qui è tesa per tutti. Questo insediamento sta sul confine tra democrazia e decreto. Spero che la vostra permanenza sia indubbia. Sì, anch'io. Thank you.
Ricordami di studiare le pratiche del posto. Voglio sapere chi è responsabile per il cibo. Scintilla, ti va di andare a sentire il cantastorie Lixney? Vorrei sentire Saint, forse ha dei consigli su eventuali incarichi da assegnare a questa missione. Registri di trasmissione da Sarax. Cosa sta tramando? Finito qui, dovrei andare in città a cercare qualcosa da mangiare. Scintilla, ne parliamo dopo. Oh. Ehi, come posso aiutarti? Guardiano! Ti saluto nella luce. Sono io, Mithrax, o Mithrax, come dice il tuo popolo. Ti parlo attraverso un servitore che abbiamo liberato dal casato della salvezza. Ora è nel nostro accampamento e trasforma la materia prima nell'etere che ci serve per vivere. Lo userò per studiare il cubo paradromico che hai recuperato dai Vex. In questo modo sarà utile a entrambi. Ci stiamo ambientando nella vostra città. Forse hai visto l'opera della scriba del casato della luce, mia figlia Eidol. Sta producendo una cronaca del nostro viaggio. Ma per questo avremo tempo più tardi. In questa città ci sono grandi studiosi e guerrieri. Ikora, Osiride, Lakshmi 2, persino Saint. Hanno tutti accettato di aiutarti nello scontro con le macchine. E io sarò la tua guida. Sono un sacro tecnosimbionte. Un individuo in grado di toccare la luce che si propaga nelle reti Vex. Poiché la luce è tutto. Il vento che soffia nell'erba è il moto delle galassie. In questo modo posso scrutare nel dominio Vex. Ma tu... le tue abilità potrebbero superare le mie. Ti ho preparato qualcosa. Un guanto.
frammento del tecnosimbionte, il primo creato per un non-Elixni. L'etere che estrae dai nemici sconfitti ti permetterà di bypassare i segnali Vex. Contrattacca e penetra nel dominio delle macchine, come hai fatto su Europa. Portami i dati che troverai e insieme scopriremo i loro segreti. Lotta con coraggio. Libera il tuo popolo dalla notte infinita. Per essere sincero, non mi piace tenere un basso profilo, comandante. Mi ricorda i vecchi tempi. Però ammetto anche di essere bravo a seguire gli ordini. Se fosse per me, sarei lì ad aiutarti con lo stabilimento degli Elixni nella città. Non ci crederai, ma sono più simili a noi di quanto pensi. Dà a loro una possibilità.
Uè, Ciao Remo. yeah. Ciao. Solo un'altra vittoria. Buongiorno, anche a te. Come gli uccidete? È l'impresa più l'azione. No, c'hai un vai in imprese, c'è un'impresa chiamata violazione. Sì, quella. Ah, non le conta il boss, le chi, ecco perché non me le segnano, vaffanculo, quei due coglioni. Vabbè, oh. Non le conta, che due par. Madonna. Scusa, negli assalti sconfiggi combattenti con le mosse finali. Ne ho fatti 4, ancora non me li ha contati. Al boss non te li conta le taglie, quello. Ma che minchiata! Non lo Hanno finalmente messo le taglie della Stasi. Finalmente, cazzo. Ci voleva tanto. Bene. Ultimo assalto. Allora, devo fare tutto. Un po', cosa che devo fare? Fare la stasi, questo in override. Quasi quasi uso la stasi. No, aspetta, dice solare. Ho solar damage. Solar damage vuol dire che uso la super solare. Poi prendono ancora quelli, quelli li devo usare. Il 310 non mi interessa. 1311, uff. Un primo pezzo di 1311, tanta roba. Bene, ora devo uccidere con granate e shotgun. Però non. Un po' più la voce proprio, quindi cazzo. Controllo, controllo, controllo.
l'ultima prova là fuori. No. Dovevo fare la mossa finale. Ho lanciato proprio quel colpo in più che proprio l'ha ucciso, distrutto. Dimostragli che con noi non si scherza. Tutta quella confusione non ha vedi? Meglio uccidere. Mannaggia. Torna dallo spettro, perché solo non prima ci riesce a fare le sue cose. Anni vi osservavo, frenetici. Nella vostra esistenza continua. Questo. La perdita incominciava a perché dobbiamo rimanere qui. Guerra rossa. La morte no, no, ma non per quello, È una delle imprese che dice di fare le uccisioni con la fusione solare. Ritenevo che per voi ripartire fosse lunga. Facile, poiché è la vostra condizione vi rende incapaci di tenere. Sarò qui. Già ci sono ancora. L'avvicinarsi delle piramidi mi riempie di terrore, nonostante sia circondata da guardiani. Non riesco a immaginare cosa provarono i fondatori della Maria durante il crollo. Un'altra taglia fatta. Ah, interessante. Non ho mai avuto fiducia nel viaggiatore, ma sto cominciando ad averne nei suoi guardiani. Ma lo uccidere! Grazie.
umani ritengono che l'etere sia il cibo. Qua se io non torno indietro, la forma di sostentamento è vero solo in parte. L'etere funge anche da catalizzatore per la maturazione fisica e favorisce la muta, come gli ormoni per gli adolescenti umani. Dove l'etere è illimitato, come su Reis, prima dello stravolgimento. Mi ha ucciso il tizio con sembianze da capitani. È il nostro stadio finale. Col veicolo. La maggior parte degli elixni che vedi sono sottosviluppati, indeboliti irreparabilmente dal razionamento d'etere, iniziato come necessità e diventato poi un meccanismo di controllo sociale. Ora, individui senza scrupoli come il ragno tengono i loro seguaci in condizione subordinata tramite la distribuzione d'etere. Se vogliamo che gli elixni vivano in pace, dobbiamo rendere l'etere disponibile per tutti, a prescindere dal rango. Durante l'età dell'oro, la civiltà elixni si espanse attraverso molti sistemi stellari, più di quanti l'umanità possa immaginare. Salve, mi chiamo Eido. Mio padre è Misrax, che è il del nostro casato. Ho preso il nome dalla sua prima amica insonne, Siur Eido. È una delle poche cose su cui concordano tutti i casati elixni. Come scriba del casato della luce, è mio compito preservare la storia del nostro casato affinché i nostri piccoli possano apprenderla. Ovviamente sappiamo che non è vero, ma ciò aiuta i piccoli a dormire tranquilli. Molti di quei casati sono ora estinti e i loro membri sparpagliati. È buffo. Per tutta la vita ho venerato la grande macchina senza averla mai vista. E ora che è proprio sopra di me, cerco comunque il conforto di un idolo. Ma ora che abbiamo visto i guardiani camminare tra la loro gente, ubbidire agli ordini, chiacchierare goffamente di cose senza importanza. I guardiani gettano via la vita per divertimento in giochi come il crogiolo o azzardo, dando per scontato il miracolo della risurrezione. Come se fossero gli spettri ad aver bisogno degli umani, non il contrario. Ecco perché lavorare i rottami è così importante nella cultura elixni. È un modo di condividere il nostro spirito col mondo, anche quando non abbiamo nulla. Credo che se noi elixni dovessimo diventare guardiani, useremmo la luce per servire la grande macchina, non per divertimento. La torre racchiude lo spirito dell'avanguardia e la difenderesti con più energia di qualsiasi altro edificio. Non è forse vero? No, no, ti sentiamo, aspetta. Io sono un attimo concentrato. Idem, sono rossato nel 2. Ah, sono esploso.
dall'elm, quando apri l'elm sopra destinazione, ti esce la modalità. Allora non hai ancora parlato con il tizio in piccolino sulla sinistra, se tipo in piccolino, no, non sinistra, lascia, sinistra c'è da parlarci. E poi ti sblocca Ti vibrazione. va di fare l'ultimo assalto? Sì, va bene, tanto comunque parli. Grazie. Non lo so, non è lì, allora io ce l'ho. Quando ho parlato col tizio, oh, mi ha sbloccato violazione. Parla con tutti, cioè, se l'unica cosa che posso dire è parla con tutti a questo punto. Allora, sì, cioè, ti faccio vedere. Così capisci cosa intendo. Sì, sono veloce poi. Ah, guarda, è qui. Cioè, io ho parlato qua, con questo qui ho parlato, e poi mi ha dato questo. Tutto lì. Finito qui, dovrei andare in città a cercare qualcosa da mangiare. Te che è uno stronzo. Non lo so, a me me l'ha data così. A me non ha fatto nulla, semplicemente ci ho parlato e me l'ha bloccata. Ah, sicuro, pure a me è successo ieri. Esci e rientra. Io ho supporto la diretta.